Il comune di Cascina, guidato dalla Lega Nord, si chiama fuori dallo SPRAR, la rete di comuni per l'accoglienza dei profughi che attendono il riconoscimento dello status d'asilo, e così non si attiveranno più progetti, ma soprattutto i 14 immigrati che ne facevano parte sono ora mandati via dalla cittadina toscana. Noi qui a Cascina abbiamo più di 90 profughi, meno questi 14 che andranno in altri comuni, e quindi abbiamo rispettato l'impegno di diminuire l'accoglienza sul nostro territorio. Da qui in avanti noi avremo più posti per l'arrivo emergenziale imposto dalla prefettura. In questo appartamento abitano 6 dei profughi da circa 2 anni. Questo la stanza dove noi dormiamo, 2 persone. Hanno deciso di scrivere questa lettera. Siamo impegnati per imparare vostra lingua, vostra cultura e anche popolo. Noi siamo disperati di aver letto i giornali che noi bisogna lasciare nostra casa. Perché hanno lasciato una vita nei loro paesi d'origine e non hanno scelto di lasciarla, sono stati costretti a farlo per avere salva questa vita. Ma la Società della Salute di Pisa, che gestisce il progetto, annuncia battaglia. Proveremo a fare un quesito che abbiamo fatto in questi giorni per valutare se possiamo far rimanere 14 ragazzi all'interno del territorio di Cascina, perché siamo i titolari, gli appartamenti non sono di proprietà comunale e non ci sono risorse economiche da parte dell'amministrazione comunale. Il comune di Cascina partecipava fattivamente impiegando risorse di personale e anche di strutture per questo progetto di accoglienza. E io invece ho ricevuto il mandato dai cittadini, ben preciso, di destinare tutte le risorse prima ai cittadini cascinesi. E i cascinesi si dividono davanti alla decisione della sindaca. Se c'era un numero un po' eccessivo, è bene che vadino altrove. Non ci possono andare via. In Tunisia non c'è la guerra, in Bangladesh non c'è la guerra, perché li teniamo 2 anni qua giù? Visto chi deve essere accolto e chi ha il diritto di essere accolto, è giusto che rimanga.